Posso Comunque dirci c'è una cosa? sicuramente qualcuno che ha contatti con Zen, se dici. L'ultimo che ha avuto contatti con la resistenza e che gli ha mostrato quei cosi è stato Royce. Ma Royce l'ha detto che gliel'ha mostrato, ma Cioè. non le ha vendute. Non c'ha manco gli occhi per piangere, figurati se riesce a creare un focolare. Vabbè. Concordo, concordo. Io non lo escluderei. Forse l'ha venduto No, soltanto agli no, no, spiriti. escluderei. Si sapeva che avrebbe venduto il progetto. Però, Cosa? prendilo. Si sapeva che Royce aveva. Ma mi sentite male o non mi sentite No, proprio? Non no, riesco devi a alzare sentirmi. la Sento voce. bene, Ora sento. Ogni tanto tossisci. Ora Non molto so che meglio. mi succede, abbiate pazienza Ora allora. molto meglio, vai, vai. Sappiamo che lui ha venduto il progetto, no? Chi? Non sto dicendo. No, no, Royce. no, 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 no. No. Ha venduto un progetto. No, No, no. no, no. Ok. La cosa che è stata fatta è mostrarglieli e basta. Questo l'ho esposto. L'ho esposto Se perché avesse loro. venduto il Ok, progetto, penso cioè. che sarebbe già morto. Mamma mia. Ok, però loro il No, in progetto realtà ce non l'hanno. era per quello che l'ha Non esposto, penso che ce però l'hanno il vabbè. progetto. Io invece ti dico che ce l'hanno. Solo Quindi li se. possono costruire? No, costruire no. Sanno cosa serve. Al Ah, progetto ok. intendo Ah. quello. Ah, quindi qualcuno gli ha Cosa detto i sono. materiali per farla. Diciamo Secondo così. me sì. Ah, ma io Sì. prima c'avevo la riunione. Vabbè, cazzo me ne frega. Serve la tavola. Io E sono. qualcuno Ma scusate, ci deve ma fare. non sappiamo Ragazzi, uno già alla chi è che li volta, ha raga, venduti. uno alla volta, per Non piacere. dovremmo Vi saperlo prego. già chi è che li ha È venduti. confermato che loro sanno come si fanno? No, è confermato chi l'ha venduto. Se lo sai, diccelo, perché non lo so. Sappiamo Senza soltanto che nome. senza nome ha avuto dei. Senza nome ha un mercato, Esatto. ma non sappiamo se ha venduto delle cose. Lui dice di no. Da quel. Ah, se dice lui di no, allora ok. Sanno Però avevo dell'esatto sentito, valore non mi del ricordo da chi, progetto? che senza nome Non avesse avrei venduto voluto lui dei focolari. Cambiato. Questo non lo Quindi li sanno sappiamo, tutti. però ha Li sanno tutti. fatto. Ma Effettivamente ha posso dire fatto una una scena cosa? su cui Quello I focolari sono mostrava queste talmente cose costosi. dell'alleanza, Per ovviamente farli, non cioè, non li puoi era fare da tutto solo. vederla e non Cioè, voleva per fare un patto venderle. con lui apposta di commercio apposta Metti per ricevere drop. queste cose. Ragazzi, non vi sento là fuori se state parlando. Sto parlando Non con si sa Chaos. cosa Ah, vuole in cambio ok. senza Al principio era nome. così. E Esatto. sulle chiavi, Anche. perché Sì. Zane, a quanto pare, va Sì, spesso a sai, non cercare sai che senza sarebbe nome, il però il locale problema è che lo va a principale di cercare dentro le nostre quell'evento. mura, dentro il nostro confine. Ottimo. Tipo la scorsa volta, noi Quante volte messaggeri, dirti quando che quando stavamo sono andando a quelle cose parlare davanti? con. Stavamo andando a dare il messaggio, c'erano Zane, Shu e un gruppo Quindi abbiamo dell'Alleanza che stava dentro il confine e che tranquillamente, come se nulla fosse, ci è venuto a questi. Quindi sta. chiedere a noi, appena ci ha visto un Sì, gruppo mi di sembrerebbe 10, prendere se qualcuno che avessimo visto conosciamo. senza nome, come se È fossero dentro casa. sicuramente, e ti posso dire, sicuramente stavano andando a Cittadella. No, quello già lo so. E il problema è che, ragazzi, secondo me, confondendo che Sembra un po' esagerato. Victor e o Sì. l'Emporio, quello che cazzo è, stanno cercando magari di imitare quello che può fare un senza nome. Penso che, non dico che sia un problema, penso che senza nome sappia benissimo quello che faccia Esatto. e che se sta creando un commercio, un motivo ci sarà. Quindi magari o sarebbe da chiedere a lui o E da su chiedere ad questo altri anziani di chiedere a abbiamo. lui. Ma comunque questa cosa già si sapeva, lui ha dei piani, per Esatto. adesso che non ha condiviso con nessuno, ma ha dei piani che favoriscono la legione. Poi l'importante è dargli fiducia, se volete dare, cioè, se gli volete dare fiducia. L'unica cosa è che probabilmente favoriranno sì la legione, ma favoriranno al contrario anche magari l'alleanza. Intendi Probabilmente, senza però nome o l'Emporio? no, senza nome. Cioè, ovviamente ci sarà uno scambio equo tra le cose, però dopo tutto siamo in guerra e anche il commercio è una cosa naturale, Però la così vera sia, domanda è, ragazzi. aiuterà la legione o aiuterà senza Tu prima nome? di il parlare problema esatto è quello. devi capire questo commercio che cosa ti Cioè, porta. Nel momento in esatto. cui vai a dare un focolare completo, che è un qualcosa che loro dall'altra parte non hanno, e abbiamo la certezza che loro all'attuale un qualcosa da poterci dare della stessa valenza non ce l'hanno. Sì, hanno le chiavi, da quello che ho Ragazzi, venite tutti capito. quanti qui. Zane Se, ma dovrebbe essere abbiamo, in possesso ora della come ora maggior abbiamo parte anche delle chiavi. un'altra possibilità di ottenere le chiavi. E è dentro la stanza di Neil. Zero. Quindi è Adesso completamente abbiamo una cosa inutile. in più. Non
non è completamente inutile, però abbiamo una cosa in più aggiunta. Si sa che è il fabbro. Io ancora, io penso che quella persona sia là dentro per suo volere, non perché... Tutti in giro per il castello. A me non mi interessa se... dovrebbe interessarti invece, perché se qui c'è sempre una ragione. Sì, però se mi può fare le chiavi, tanto vale sfruttarlo ora. Beh, magari... Forse non hai capito. È qui, per suo volere. Si è fatto catturare apposta. C'è un motivo perché è qui. Ne sono quasi sicuro. Se potesse fare le chiavi, penso che Neil gliel'avrebbe già chiesto. Madonna mia, sei chiavi di merda. Levale di mezzo le chiavi di merda. Quelle chiavi a che ti servono, Karma? Perché poi vuoi andare... A che ti servono? In questo momento le chiavi a che ti servono? A chi cazzo ha detto che mi servono a me le chiavi? A che servono le chiavi? Ma poi, raga, scusate, ma le chiavi le voleva la legione. Senza non voleva andarci lì perché almeno era un punto d'attacco. Che intende, quello che intende Iso è di dare una valenza, la valenza giusta a quello che abbiamo all'interno della legione. Ora penso che per tutti le chiavi passino al secondo piano. Nel momento in cui c'è un qualcosa del genere qua dentro. E soprattutto non per merito nostro, perché non siamo, cioè, possiamo far credere a tutti che sia merito nostro, ma è lui che è voluto venire qui. Esatto. Penso che qualsiasi persona con un minimo di intelletto lo capisca. Perché secondo voi, se una Bastet si facesse prendere, si fa prendere perché non lo vuole? E soprattutto una Bastet non riuscirebbe a scappare, secondo voi? Ci abbiamo parlato e quello che io gli ho chiesto te l'ho già riferito, Iso. Sì. E anche le sensazioni che mi ha dato. Lui sembrava voler far intendere, non che poi sia così, però anche le persone che erano lì presenti continuavano a dire lui non può mentire. Non so ancora. Su che base, non so nemmeno su io quale non l'ho concetto, ancora capito, però vabbè. Lui ha fatto un giuramento, che... lui ha fatto un giuramento sul quale non può mentire, però io so per sicuro che a me già ha mentito. Sì, ma quindi questo giuramento dipende che può cosa essere... intenda. Può essere contaminato. Nel momento in cui ieri, ragazzi, lui dice ciò che per lui è la verità. Sì, ma il punto è questo, che lui ora come ora potrebbe benissimo essere corrotto dall'interno. Con un potere maggiore, tu questo non lo puoi escludere, soprattutto dopo le ultime cose che ci hanno raccontato qua in piazza. Esatto, io ho incontrato ricordiamo che ci sono semidei che girano sia in alleanza che in legione, quindi sti cazzi del semidio non c'entra niente. Ci sono pugnali che girano sia, cioè, sono pugnali, semidei, c'è cioè di tutto che potrebbe corrompere, gira di tutto, gira pure la feccia. Ma perché un semidio secondo te arriverebbe? No, non ho detto che l'ha fatto il semidio, sto dicendo che c'è di tutto che volendo potrebbe fare in modo che Galadriel possa tornare a mentire. Ma per quanto quindi mi riguarda, non possiamo dare per certo che lui non possa mentire. Di suo, nel senso che molto di ciò che lui ha fatto, molto di ciò che lui ha detto è andato in contrasto con quello che lui racconta per quanto riguarda la verità della storia e della conoscenza e del potere che ne consegue riguardo alla scienza. Ma infatti il punto qui non è sembrato essere più tendente questo... al grigio che al bianco in questo momento. Per diciamo questo che... ti sto dicendo che palesemente è corrotto dall'interno. Diciamo ma che non il da punto qualcuno, della da un qualcosa. Sì, Karma, puoi io due secondi, di silenzio. Li puoi fare 2 secondi di silenzio? Riesci a non parlare per 2 secondi? Dura, La cosa fondamentale è che se lui è qui dentro è perché lui ha uno scopo a venire qui, dobbiamo scoprire qual è. Semidei dice la verità, dice il falso, non c'entra nulla. Lui è qui dentro per un motivo. Questo è poco ma è sicuro. Dobbiamo scoprire il perché qui dentro. Sì, ma tu devi dobbiamo scoprirlo anche velocemente. Tu lo devi tenere in conto però. Questo che hai appena detto. Che possa essere verità o bugia, costantemente, vieni con sempre. Me, per favore. Certo. Vieni con me. Giuramento meno, se sai che a te è già mentito, potrebbe mentire nuovamente qualora no, tu... No, ma il giuramento potrebbe essere anche una puttanata, il fatto del giuramento, potrebbe essere una puttanata dal principio. Dire sì, che il giuramento è raccontata tanto esatto. Per far credere qualcosa a qualcuno. Anch'io posso dirti, ho fatto un giuramento con la madre e non posso più mentire. Però sono sempre le mie parole. Beh, io mi ricordo che ci sono sempre quelle rune per far dire la verità. Vabbè. Vado a prendere da mangiare, arrivo. Permesso.
detto questo, cerchiamo un po' di attivarci tutti e scoprire perché qui. Che sarà un motivo. Anche perché se ieri siamo andati a dirlo a Zane e Shu e non hanno mosso un muscolo. Sto arrivando. Come se avessimo detto abbiamo rapito Pinco Pallino. Addirittura un motivo c'è. Addirittura quelli che erano andati, i messaggeri, gli hanno deriso in faccia, allora si sono messi a ridere. Quindi ragazzi, cioè, dovrebbero essere incazzati, non so, attaccati, nulla, non hanno fatto nulla e non stanno facendo nulla. Quindi ci sarà un motivo, ha un motivo lui per essere qui. Scusatemi, chi... No. Chi è con me dobbiamo muoverci. Sì, sì, dobbiamo sì, sì. Ma è 45, dobbiamo andare. Nel caso cioè, torniamo, se scoprite qualcosa, appena finiamo torniamo qui. Scusa, ciao, ciao. Non ciao, possiamo ciao, fare ragazzi. Come hanno fatto ciao. Loro. Non ci diamo qualche una un attimo di dotare una cosa. La verità. Lui non è un uomo comune, lo dovresti saperlo. Sì, non è un uomo comune, ma quelle rune credo siano abbastanza potenti, no? Tu sai penso che Ego Bastet possa o direttamente mira cioè, già, penso che l'avrebbero già fatto se potessero comunque io sono cavaliere non è... ti racconto una cosa cavaliere se ci sono novità ci aggiorniamo tutti insieme sì. Niente per cui potrebbe essere. Io nel dubbio mi porto delle cose dietro. Amen. Tutti uguali. Sì. Ancora? Ma infatti l'ho riconosciuta dal tubetto. Togli dal sì. Maschera pure. Prova i capelli. Prova la maschera. No. No, secondo me fai... Oh, allontana. Ecco, oh, sei bella, bella. Sei bella, vai. Grazie. La ragazzi, qualcuno ha due Dragonfish allora, per caso? No, no, mi dispiace. Sì, io. Yeah. Dove sei? Ma tu lo vuoi sto balestrino? Oppure... Certo. Ma questo bastone cos'è? Cosa vuoi in cambio? A te che? Ma sei mio fratello? Ma non pensi che ti chiedo qualcosa in cambio? Lascia perdere, vieni a prendere. Sei l'unico che ragiona così, Vulnor. Che cos'è? Un'arma. Che senso? Sei l'unico che cosa chiedere cose in cambio. La mia è completamente inutile. Completamente. È nuovo? Sì, da poco che c'è in teoria. Dei fabbri? Sì. Quinto tomo. Cosa serve? È per noi paladini, ma è più inutile di una lama celeste. In teoria sì, potresti? Forse? Non lo so. Io so che posso imbracciarla, però è inutile, preferisco la lama celeste comunque. Posso provare? Ok, perfetto. Vabbè. La ridò. Okay. Vuoi qualcosa? Ah, Vulver. Aspetta. Ok. Ah. Oh, è il mio originale preferito, vieni qua, cioè vuoi sì. Qualcosa? Io c'è un originale. Io spalvo dopo due. Contro due. Okay. No, non riesco, se non sbaglio. La metista sono quelli viola, ti è lì da parte che ci servono per fare le pergamene. Ok, il vetro l'ho già fatto. Può fare tipo i piccoli. Dai, passano a me. Ce ne ho una. No, non vedo mai stelle. Anche a te e ai tuoi cari. Non lo vogliono forte. Come mi sa che non lo vogliono fare? Perché non lo vogliono fare con te? Che gli rompo il culo. Perché? Che gli rompo il culo. Ma no.
Vado un attimo a aiutarlo a lui. No, fammi vedere se stanno ancora su. Non so che è già che finito. Che fate? Al momento nulla. Ok. Meglio che non lo leggi. Porta un attimo di là il piatto, non lo subito.
Dimmi tutto. Ciao. Cosa è successo? Ah, se guardi un attimo il link che ti ho mandato questo pomeriggio, ridiamo 2 secondi. Discord. Sì, sì. Ma fai con calma. Fa vedere. Sì. Guarda un attimo fast, giusto per capire. Guarda, bastano solo le immagini, il resto ignoralo. Buonasera a tutti voi. Fammelo lo sbruffone, ragazzo. No, no, è la stessa. No, ma il bello è che è un buco, è letteralmente un buco. È tipo questa camera e il mio corrigore di attaccati. Più piccoli. Sono 3 stanze in quella casa. 3 stanze. 3,50. Ed è un buco di merda. Se c'è quanto è pochissimo. Infatti stavo dicendo, ma che cazzo avete messo in vendita a 3,50? Ok. Che il bar è bello che sta pure vicino al centro. Oddio, non c'entra centro, però è vicino. Signori,
No, mi ha despawnato il gatto. Gatto di merda, gatto. No, questo non è il gatto. Non è il gatto. No. Va a ser. Ciao. Cosa è successo? Stitching. Sì, no, aspetta, parla. Ah, sì, ti sento. Alexander. Forse conviene vestirsi sono due cose molto distinte, cioè tra seguire una persona ti serve il prendere dimmi a Cali tu, perché tu credo che stia parlando col tuo gruppetto. Sì, no, è che è quello che Ah, ti serve quella cosa? Fammi vedere se sta nella radio, aspetta. Lei ci sei?
volevo chiedere una cosa. Dimmi se ci sei. Per questo che gli vogliamo bene. È importante. Ti cerca cosa. Cerca Sam, dimmi. Non rispondo adesso. Prova a cercare un attimo qui in giro, se sei nei discorsi, okay. Magari chiedi più tardi. Ma è tutto per farlo? Sì. Ok, là, niente. Cerca. Cercalo e vedi. Va bene. Quello che ti consiglio è di parlare con più persone e poi capire. Vado via? Ok. Andiamo a scappare. Ah, vieni qua. Mi dai da mangiare, per favore? No, mi si vede mangiare da bere. Grazie mille. Merda, ti... ma non mi serve un cazzo, l'uno. D'accordo, ci vediamo. Ciao ciao. Mi manca una pagina per finire il mio tomo di alchimia. Cosa ti serve per salire? Quindi servono piantine, legno, cosa ti serve? Tutto ciò che posso lavorare. Grazie Sammy. Ciao. Ci vuole l'aria a te. È tutto ciò che posso lavorare, quindi pietre, cosa, legno, aspetta, plastica. Cosa? Purtroppo le cose da lavorare io le ho finite. Cosa, manca Luna? L'ultima pagina da sto impazzendo. Ho delle piantine, ma quelle le possono lavorare i medici. I medici, appunto. Che hai detto, la legna e... No, nulla, tranquilli. Ciao ragazzi. Stanchissima, non finisce più, mi manca tantissimo. Lo so. È stressante quando ti... Sì, ma è due giorni che... Allora, ieri mi sono svegliata alle 7:30 la mattina. Beh, sono a dormire alle 6. Sì, ma... E ho letto 4 pagine. Ah, vabbè, buono, buono. Sì, ma... Cioè, mi si stavano incrociando gli occhi. Lo so, ti capisco. Dai. Quindi, again... Ecco. No, diciamo che non era il momento, lui. Però ok. Sì, vabbè. È sempre il momento, ragazzi. Sempre il momento di una buona scivolata. Soprattutto quando però sono... Quando è proprio un gruppo grande, così è proprio bello vederli cadere tutti. No, quando, quando c'è il gruppo grande, si fa qualcos'altro. Ah, sì, anche. Il gruppo grande. Brava, esatto. Anni lui gli ho detto che c'è... E questo è figo. Cosa? Che gliel'ho detto che Silas si è svegliato. Ah. Ho sentito solo svegliato. Gliel'ho detto che Silas si è svegliato. Va bene.
Hai fatto bene ad avvisare. Sì, perché la vedo preoccupata. Sì. Almeno adesso è tranquilla. Hai visto come è più allegra? Stavo sì. Bene anche prima, tranquilli. Ma la devi smettere, vieni qua. Lo sai... Prendere in giro mia cugina. Sono arrabbiatissimo. State facendo riti per caso particolare? Non è mai sbagliato andare dalla madre, quindi vai di nuovo dalla madre. Sì. Ma c'è un sacco di spazio, Isu! Fammi sentire a Kali che mi sembra perfetto. Di fallo. No, con le mani come prima. Ah, ok. Con la bambina. Prendile. Perfetto. Mi stai risucchiando l'anima per caso? Ma a sto punto... No, vabbè. Che cosa? C'è Kali che mi fa venire voglia di correre perché sono molto indietro con la resistenza. Kali o Kali? Mi ricorda ogni volta questa cosa. Comunque ragazzi, Kali. Se voi dite una frase che finisce con la tipo porta Kali. Lo so, è un problema, mi sono accorto. È una roba impressionante. Io ogni volta sto zitta e aspetto che lo ripeti. Dobbiamo trovare un soprannome. No, io ogni volta sto zitta così. Facciamo arrabbiare Kali. Nel caso chiamiamo... state parlando con me, di sicuro mi dite a Kali. Quindi... Esatto, giusto. Oppure lo chiamiamo Kali. Ma Vulver. Vulver. Era lì vicino. Sì, no, vabbè, speravo non ci fosse. Hai finito di pescare? Di fescare. Kali. No, scusami. Ah, allora, c'è l'erba pipa a bocca? Eh? Mamma, sì. Sì. Da cosa l'hai detto? Tutto? Dal fescare. Mi appoggio a mia sorella Luna. Ma Vulver, dov'è? Ti appoggiati. Mi servono i pesci per fare l'inchiostro. Mamma mia, Vulver. Ma starà sicuramente pescando. Ah. Anch'io dei dai pesci, la plastica, quella. Mi dai la cosa. No, era qua fino a 30. Vulmex. Anch'io dovrei tanto correre, tanto dire. Benvenuta nel club. Io lo faccio a tappe perché entra una cosa e l'altra. Ma non è che te l'ho chiamato in quattro nomi diversi, allora vi rispondo. Dici di no, Mikey? Mi sa di no. Vulmar. Abitavadri tra le nostre. Vulva. Vulva. Vulmax. Scusate. Vulmir. Vulva. Valbur. Si sta digivolvendo, sta dice. Vulvar. Vulva. Valvisur. Celofar. Sì, certo. Nurofen. 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 Calma di stomaco. Exodan. Ashwa. Non so. Un esorcismo per mia sorella Chris. Sam, siamo tutti qua davanti alla porta, vieni qua. Venga. Mi metterò in posa. Kali Flude. Ecco, l'ho trovato, il soprannome a Kali. Chi devo fare? Kali Flude. Eccomi qua. Ecco Sam. Sam, quello grande. Deck, dimmi. Finale, potresti fare grande. Questa posa, per favore? Ma sono piccolo io. Quale cosa? Vabbè, vogliamo... Io ne avrei un altro per Kali. Stasera dopo. Avrei un altro per Kali, ma lo sappiamo che fanno adesso stasera. Arrivo. Arriva? Non lo so. Aspetta. Tipo Calisten. So. Ecco. Un'aria più intellettuale. L'unico elfo che va con la testa. C'è Kali al centro. Che mi avete messo un gioco con lei? Ok. Vado. Ok. Faremo un gioco esorcismo. Cosa ti levi per primo? No. Stavo parlando con. Cosa ti levi per primo? E adesso c'è sguardo. Caos. Per cosa state ridendo? Per Crystal che sta chiamando Esther che ride. Grande? Siamo curiosi. No. Una domanda seria, poi sono a Kali e non bevo da 10 giorni. Vai. Ma non ho capito, quindi Niel è sveglia? Arriva. Ok. Però dovevamo fare qualcosa noi. Dai, troviamo qualcosa da fare ad Akali che è al centro.
Io ho una cosa che avrei da fare, ma hey, non penso si possa. Se volete ballo. Mikey, vai, Mikey, balla, le tue richieste balla. Sono particolari nei confronti di Akali. Balla, Akali, balla. Non sono un pagliaccio. Non lo farò. Ma hai detto quasi. Se vuoi ballo. Ecco qua. Basta, non farò più niente perché ci Forza, tengo la mia. Hanno scrocchiato le ossa. Oh! Ci tengo la mia vita. Sinceramente volevo allora. Dare la mia maschera, però uguale. Dai, mettiti al centro, Mikey. No, no, no. Dai, facciamo obbligo e verità freddo, tra di noi. La gente morta. Perciò non so se è il caso. Io conosco un gioco. Vai. Stupido. A fare così qua davanti ai depositi. Praticamente. Sì, vabbè, sì. Praticamente. Ci partiamo. Faccio no. un esempio. Io prendo Mikey e mi sposto. E gli chiedo in privato, Mikey, secondo... Stai zitto! Gli chiedo in privato, Mikey, secondo te chi è la più bella? Voi ovviamente questa domanda non la sapete. Lui viene qui, indica una persona... No, no, indica una persona. Poi si lancia una moneta. Se è testa, si dice la domanda. Se è croce, non si dice la domanda. E così via. Ok. Però non si dice la domanda. Vabbè, non è... Dovrebbe calare il mio quoziente intellettivo da un momento all'altro. Abbastanza. Dai, facciamolo, cazzo, peggio di così. Non può salve a tutti. Ah. Salve. Ciao, salve. Ciao, salve. No, mi sono perso. Era un attimo salve. Dei pensieri. Qual è cioè, il dopo gioco? I 34 nomi inventati su Vulmex, questo non è niente. Inventare nomi. Evelyn è diventata Grifondoro là dietro. Che cosa? Salve ragazzi. Ciao. Ciao. Salve. Poi raghi. Uè. Ancora. Raga, oggi è il giorno in cui lo prendiamo, Tu, ma grosso, Se vuoi. Ne prendiamo uno collettivo da quanto vabbè, è grande. Mikey! Mikey! Porca troia, Mikey! Ha detto Mikey, cosa hai detto? Cosa Mikey! Non l'ho sentito che ha detto. Vabbè. Se n'è andato, assurdo! Cosa ha detto? Mamma mia! Ma cosa ha detto, Kali? Non lo so. Ragazzi, ma secondo me capite male, siete maliziosi. Vabbè. Comunque. Ah no, invece notte che le dici, no? Io le dico, poi sta a voi. Ho detto che ce le fa prendere uno tanto grande che prende tutti. Così male? Guarda, eviterei volentieri, però. Ma come fa? Ma le trova in tutto! È proprio un... Cioè, un provetto, malato. Un portento. Ecco è una dote di natura. Era che io vado a fare Dai. L'arti. Magari. Dai, Mikey! La pioggia. No, Mikey, ti prego! Questo c'è. Controvento. Proprio palese. Ma in tutto questo. Sì. Dimmi. Sofia. Sofia sta facendo un negozio. Guarda quell'altro con l'ombrello. Non lo so dov'è Sofia. Ma in che sta con Gabriella. Ma vabbè. Sta facendo? Sofia, sta male. Con Gabriella. Sta con Gabriella. L'elfa. Di... No, l'elfa è quella che sta alla locanda. Ah, ok, pensavo fosse la cugina di Manola e Federica. Di... No, di negozio, è un gruppo, una pompa di benzina. Diciamo che esatto, è un come ti posso dire? Un circolo ristretto dove usano solo cannoni Aegis. Oh. Ok, capito. Beh, circolo di merda, Eccomi. Sì. Hai già fatto tutta? Impossibile. Io in sto tempo non mi alzo neanche. Io ce l'ho vicino. L'hai fatta la tutta? Bottiglia, allora fai bene. Vabbè. Sì, l'ho fatta lì nell'altra. Vabbè. Ragazzi, basta. Penso vabbè. Che il sonno inizia a farsi sentire a tutti. Sì. Devo dormire di più. Che modo, scusa, dimmi, spiegami. Non saprei. La dantesta, ci avete mai pensato? Dormire. Che cos'è dormire? Si mangia? Io a dormire con l'erba viva, ma non funziona. Oddio, aiuta. Che hai fatto? Ok, dovrò cercare forse allora. L'erba viva? Si aiuta a dormire. Sì, prima sì, adesso ne fumo troppo. Il funghetto allucinogeno si allora. Può tantissimo dell'erba viva. Se me ne sa. No, perché andare a dormire tipo alle 4 e svegliarsi alle 6 non è bello. Dici? No. Anche non andare a dormire proprio. Ma oddio, io per quello sono minimamente fortunato. Io vado a dormire alle 8, mi sveglio alle 2. Grande. Vognati. Da che pulpo? Qualcuno la pica. Avete una specie di marchingegno per misurare il tempo,
Sì, no, sì. Sai come sì, si sì. chiama? Sai come si chiama? Gambi. Si chiama sveglia. Esatto. Ecco. Ma basta guardare il sole, le ombre della luce. Valle, che più ci sente parlare, più se ne va lontano. Dettagli, dettagli. Lo fa per noi, lo fa per noi. Tu pensa se sì, fa sì. chicchirichi? No, non dico come fa. Perché, è rotto, guarda, meglio che non dico come fa, perché sennò è finita stasera. La mia fa, I don't wanna away. No, 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 fai. Esatto. No, non era esatto. quella, era diversa. Ah, no, è diversa. Quella che diceva lei, Dawson. Esatto. Esatto. No. Ragazzi, vi dico che... Cioè, ma come l'elfo Dawson? Stasera proprio... È il menestrello della legione. Se non succede stasera... Dawson l'elfo. No, abbiamo fatto di peggio. Ah, davvero? Crystal, tu lo conosci? Alle 11 di sera. Dawson? No, alle 11 no, effettivamente. Non ho capito, conosco? Il menestrello della legione di nome Dawson. Dawson. No. Ma I don't wanna away. Na na na. Sì, quello che se lo spezzi fa click. Esatto, sì. Ok. È morta? È morta. L'hai uccisa. Ci ha messo uccisa. Un po', però. Basta, basta, basta. Gli avete dato dei sonniferi. Ah, io direi che intanto potremmo andare sul ponte invece di stare qui. E farci non c'era posto, senza sì, nome e tutta la sua gente. Ma andiamo! Io vado a prendere sì, ormai. Hanno rotto, cioè. È diventato il posto di tutti da quando ci andiamo noi. Devo andare a cambiare, aspettate, la pelliccia. Vada, vada. Le pellicce. Quante risposte potrebbe avere? Quindi andiamo sul ponte? Sì. Yeah. C'è qualcuno? Noi. Ah, ok. Non è con noi. No. Assolutamente no. Salve. Salve. Ha un bel viso. E tutto ciò Fëanor, dov'è Fëanor? A dormire boh. Sì. Ah, prima che si allenava con Miragon, poi non l'ho più visto. Con Miragon? No, ma... prima è a dormire. E Akali lo sa. Io so tutto di tutti. Tu sai tutto. Si chiama Offline. No, non lo conosco Stan. Attenti, è scivolosissimo. Oh no. Ho detto che era scivolosissimo. Vado un attimo nella io non capito perché non sono caduto però. Vedete, non vi riuscite più a alzare da quanto è scivoloso. Vado. Guarda lui la poverina. Cali. E niente. Grandi sulle spalle. Ma no. No. Questo è solo che mi fanno male le gambe. Mi dice che mi sono schivato al momento giusto. Sì. Ho visto. Allora, ho i brividi di freddo, mal di testa. No, dai, Cali. Evitiamo questo argomento, evitiamo. Ma che era? Cos'era? Cos'era? Che cazzo era? Cos'era, ragazzi? Sembrava un misto tra un maiale ed una creatura gigante. Sì, ma tipo squarciati malissimo, direi. No, assomigliava molto a un... A un ruggito che ho sentito sì. vicino al mare abissale. Oh. Mi dà una benedizione. Vabbè, ma non è che tante volte proveniva dal ponte? Arrivo. Via? Ho sentito che dovevano fare qualcosa oggi. Mi sa con i tizi. Vogliamo provare a andare fuori? A vedere cosa fosse? Sì. Ho paura, sì, no, ho paura. Andiamo, che paura. Un astrale che ha paura. Nessuno di noi è astrale, Kiro. Aspirante. Chiamolo così. È stato un ruggito forte. No, sì. Come fanno a non averlo? C'è gente, ma molto in fondo. Chi sono? Non riesco a vederli. Sono tanti, ma tutti in fondo. Oppi. Sono.
Probabile. Ma sbaglio, c'è una persona stesa a terra là a sinistra. Draghi e Imper. Lì. Ah, ecco. Draghi e qualcuno lì c'è. Ma è Ashley. Ma? Un po' svenuta Ashley. Che la madre ti accolga nel suo grembo. Che è successo? Niente, e sarà svenuta per Zucchero. Mamma, aiutami a risalire. O hanno combattuto una delle due. B. Vado a prendere le federine. Aiutami. Mi sa che... Ma si stanno allenando, sbaglio, sì, di là. Alcuni si stanno allenando, altri ci stanno... Altri invece stanno discutendo solo. No, ok. Quello gruppo a sinistra invece sta a pagarsi. Non questo sono, chi è? Non sono in palude, scusate. Più o meno. Ma io lo vado a chiedere. È da oggi che si allenano con i draghi. Ma sarà per volere di Bassett e non dell'Impero. Dici? Accetto. Ma chi è questo? Probabile. Oddio. No, è Ashley, ragazzi. È solo che non è stata... Non si è svegliata, non si è riuscita a svegliare. Sarà un pelo di zucchero. Ma perché? C'ho le fedrine. Prova. Sì. Mi state rovinando qualcosa. Non il gioco, qualcosa. Dov'è Cali? Cali. Poco, ma... Cali questo. E puoi curare? Dove vai? Capivi che dovevi. Sì. Grazie. Di nulla. Che dobbiamo placare, cioè. Di qua, di qua. Dove andate? Che siete elfi ora? Piacerebbe. Io non posso camminare. Perché non puoi camminare? La busta della spazzatura che c'è addosso. No, non posso, le gambe troppo stanche. Con che non fa male. Sì, davvero troppo stanche. Oh. Non eri tu l'obiettivo. Ok, grande. Hai fatto bene. Ehi! Sì? Come ti permetti, fratello? Ma dovresti difendere? Ragazzi, comunque sono diventata... Sono diventata Fabbro Tom 4. Applausi. Grazie. Bravissimo. Grande. Grazie. Grande! Oddio! Un po' esagerata. Esatto. A me manca... L'ho esaltata. Poco all'ultima parte. Oh, ma che cazzo? Sì, leviamoci, ma mi si stanno combattendo di là. Ma quella non era per curare, no? Oh. Aia. Come aia? Sei caduto sulla testa di Skull. Ho visto proprio sotto i nostri piedi. Devo beccare Idris. Nilu. Sono scaduto sopra di lui. Massimo. Se cadi su pagine. Di me al massimo puoi solo che giovarne 19 righe per arrivare al quarto tomo del mortacci vostra. Ma no, non ho capito. Io non l'avevo capito questa limitazione. Come me la spiego? Sam, porco scan. Sam, devi lavorare qualcosa? Mancano 19.000. Ah, vabbè, allora troppo. Non posso fare niente. No, pochissimo. Vabbè, ma 19 sono tante. Per fare le cose, come si chiama? Gli infusi ci metto poco, perché sono 250. Vabbè, ma è troppo. Vabbè, dai. Vabbè. Ho qualche piantina, però non ho legno, quindi niente. No, vabbè, tranquillo. La mamma. Bello. No, no, il gatto! No! Era quello. Kira. E che avevi il braccio teso, quindi. E che cazzo vuol dire col braccio teso alzato devo scivolare? Perdi l'equilibrio. Ti prendo per il collo. Lasciami. Akali? Vi prendo tutti. Dove sei che ti devo parlare un attimo? Posso fare una domanda? Dai, vai. Aspetta. Dimmi. Non voglio che sia offensivo, no. Ma sei emozionato. Posso credere. No, me lo sono perso. Perché dura così poco? Al collo che cosa c'ha? Sembrano dei testicoli.
Da 4 di stile. Facendo tipo giri su giri. È morto? Non è morto, che c'è la sella incastrata nel culo del leone. Leone. Adesso esplode. Ma il leone, il suo fischietto si può creare oppure bisogna soltanto comprarlo? Si può creare con 70 bucce. Sì, vabbè, ma quelle bucce, sai do cazzo che devi tirare fuori, scusate, non lo so io. Non lo so, tu dove tiri fuori? Non le tiro fuori perché non ce l'ho, quindi... Mi piace questo elfico antico, devo parlare pure io. Se vuoi te lo insegno. Hai mai mangiato un'arancia? Ne sarei onorato. Un'arancia? Che cos'è un'arancia? Un'arancia, ma come? Ci sono limoni e arance per raccogliere altre pianure. Esatto. I limoni sono altri per me. Allora non comprendo. Quello è l'elfico antico, quello che pensi tu. Bravo, lo so. Grande! No, levo io le mani di faccia. Io cosa mi volevi chiedere sul leone? No, volevo capire se sul collo che cosa ci ha appeso. È la criniera quella. Ah, ok. C'ha le treccine. Ok, ok. Grazie per la delucidazione. Niente. Questo. Sei dovuto andare a dormire un attimo per sta stronzata. Vi dovrei un attimo parlare. Dica. Dici. Vengo appena... Allora, mi ero appostato fuori a Quercia per vedere se ci fossero movimenti strani, ok? E a quanto pare è uscito un gruppo ben fornito da Quercia, credo. Non so cosa fare, ma nel dubbio dovete andare in giro e state attenti, perché erano veramente numerosi. Ero troppo lontano per vedere i vestiti. Ho visto però che uno di loro aveva un leone bianco. Di che parliamo? Gente uscita da Quercia armata, preparata. C'era qualche luce particolare? Sentivi delle urla, qualcosa? No. Sicuramente per John. Sicuramente staranno pattugliando la zona di confine. No, probabilmente, però era probabilmente per sapere. Sono anche entrati nel confine. Questo vi dico, ora cercano il buon John. Tu per caso l'hai seguiti? Ci ho provato, però ma l'ho non perso. È un problema nostro. Aspetta, dove l'hai persi? L'ho persi più o meno all'incrocio dopo Quercia. No, non è un problema dopo Quercia. No, stanno cercando John e non è un problema nostro? No, non stanno cercando John. Fidati. Non sappiamo nemmeno se stanno venendo qui. Esatto. Cioè, non possiamo allarmarci per ogni gruppo armato. Guarda, se stanno venendo qui io non ho problemi perché ho i modi per arrivare molto prima di loro. Quindi se stanno venendo qui durano poco qui. Oh, certo. È abbastanza. Ma magari non vengono qui direttamente ma aspettano che un nativo esca fuori per prenderlo. Un per quello che sta per avvisare tutti. Cos'è sto rumore? Allora, secondo me conviene che cominci già a avvisare adesso, tanto a noi hai detto. Sì, se non hai altri dettagli, vai pure. Ma giusto perché esci che sta attento. Sì. Noi abbiamo un loro nativo, dovrebbe essere il nostro. Forse non diventa una interessante. Occhio, se uscite dalla breccia, perché un gruppo armato dell'alleanza, già uscito un gruppetto da Quercia Dorata, ben forniti. Occhio, se andate fuori le mura. Passiamo qua, aspettiamo. Ali morte. Scollo, ma tu ce l'hai un focolare? No, lo devo fare. Se qualcuno come mi lo dice i materiali che servono, devi te li fare. Dico io. Dai. Dico. Ti devo parlare per quella cosa lì che... per noi che ho avuto risposta. Devo dire una cosa. Spostiamoci che qua non capisco. Cos'è che hai detto? Siamo messi bene? Perché siamo messi bene? Poi ti devo parlare per quella cosa lì che abbiamo, non tutti, per dei frammenti. Ho avuto una risposta. Ah, sei qualcosa, finalmente? Ho mandato un frammento, mi hanno risposto, poi io gli ho risposto, aspetto ancora la risposta, poi ti spiego. Va bene, dai. Poi dimmi se sai. Sì. Ma stanno ancora discutendo. Che rottura di cazzo. Mi sa che non è prudente stare qua. Mi sa che sono andati al ponte. Torna indietro, Nilo. In giro state attenti. Dove state?
dentro alle mura del castello. Alcuni anche alle casse. Tanto sono tutti qua, qualcuno qua sul ponte, ma tranquilli. Anche, te lo mando là, dai. Se vuoi ti do altre cose da mangiare o bere. Belle quelle monete, ma di che zona sono quelle là Si celesti? sente tipo a metà. Mamma mia, troppo belle. Grazie, grazie, ho visto, stavo guardando. Ah, eccola. Devo incominciare a cercare. Devo Minchia. cominciare a darmi da fare. Ah, là sopra. Fermo, fermo. No, non lì, Là, no. là ti faccio anche il resto. I biscotti te li Sì, faccio sì, io. sì. Il gatto che oggi parla, non ho capito perché. Non torno subito, vado a vedere che fa il gatto. Sono curioso. No, ma sto notando che molte cose ce le ho già, almeno delle prime due liste. È la seconda, è la terza che mi manca praticamente tutto. Cioè? È tutto i pesci, latte, biscotti. Ti serve solo un ancestrascotto, non ti serve niente di che. Perché vabbè, le gocce sacre quelle le trovo. Sai, posso farlo io già. Eccolo qua, ma latte menta te lo faccio Della io. ripetizione, dove Buongiorno. siete? Noi siamo dentro. Oh, ti faccio latte menta, guarda, non c'è pericolo. A posto. Fammi mettere a posto. Ma che amore che quest'elfo, meno male che è mio fratello. Sì, fanno 6.000 Aegis. Li faccio, tranquillo. Luna, Dimmi, dimmi, dimmi. io ho già dato un ancestrascotto. Quindi male che... Oh, Tutto porco. a posto? Quindi male che va le cose, passale direttamente... Luna, male che va le cose, passale direttamente Beh, dai. a me. Vi uccido tutti e due. Non ce la fai proprio. Aiuto, aiuto. Ragazzi, mi sentite? Sì. Avanti. C'è un gruppo numeroso vestito di nero che è dentro il confine, tutto vestito di nero. Pronti? Cioè nel senso che sono pronti per prendere le botte o cose? Eh no, vengono dal confine. Appunto, sono pronti per le botte. Devo andare a pregare la Non lo madre so, mi sa che dell'elfo. mi hanno visto. Scappa o mettiti al riparo. Cos'è? Devo. Devo Bulma, arrivati in andare. secondo. Ma dove stai? Ho usato il coso di Isu perché volevo vedere dove andava. E lì dove si fanno le tartarughe è passato un gruppo che va verso, vabbè, verso la breccia, di persone numerose vestite di nero. Gli originari non sono perché sono al castello a parlare, i draghi nemmeno. Tutti. Dara che sono alla famiglia Rimasti perché... indietro, eh. Vabbè, avvertiamo un attimo Miracon, dai.
Non mi hanno visto comunque. Numerosi intendi più di 10, vero? Ne ho contati sicuro 7. Mi sono dovuto nascondere, ma mi hanno visto. Ma c'eri prima in radio? Cosa? C'eri prima in radio, perché prima ci avevano detto questa notizia, avevamo avvertito. No, mi muto io, ferma. Tornate indietro comunque. Nilu, lascia stare noi. Ma dove state, scusate? Fai mandare i loro draghi. Qua c'è qualcosa di strano in legione. Ma dove? Io aspetto un attimo per ritornare, perché non vorrei che mi vedessi. Aiuto, cos'è? No, infatti stai coperto, stai sicuro. Ragazzi, che succede, cani? Legione, il gruppo qualcosa. L'hai sentito? No, non ho sentito cosa. Vieni dentro, ci sono un ruggito strano. Dove siete? Fuori? Dove siete? Dentro? Sono fuori anch'io ora. Molto acceto. Cioè, alcune cose. Lo so. Non l'ho sentito, sì. Comunque. Voi avete sentito questo suono? Io sì. Io ho sentito un ruggito fortissimo. Ah, quello che vi ho sentito poco fa sul ponte. No, era diverso, era molto più forte, potente. Non era così leggero. Che cazzo. Dove stai andando? Era molto vicino. Sì, sì, ma non so se i draghi hanno cominciato a ruggire in questo modo o altro, però. Tornando non credo, solo Miragon può farlo. Appunto, quello che... Ed è lì Miragon, credo, l'ho visto. Oh, non riesco a indicare. Ma fin lì, ha detto che era molto vicino. Cioè... No, allora... Noi stavamo oltre lì, oltre alla zona di dove si fanno i vestiti, sì. E si sentiva bello forte, come se ce l'avessimo davanti, qualcuno che ruggiva. Sì. Sì, ma tutti i draghi sono lì. Almeno la maggior parte. Vediamo. È già che qua, ci sono persone che girano. Sicuramente, ovviamente, quelli dell'alleanza, l'ha detto prima Victor. Sì, sicuramente. E sono più gruppi a quanto abbiamo capito. Forse saranno due o tre addirittura. Cali, proprio loro ho avvisato. Isu ha detto: non ci interessa, siamo impegnati. Oh, mamma, quanto antipatici. Andiamo a sentire di loro, ragazze. Tanto alla fine. Meglio così. Arrivano nei territori, non trovano nessuno, tanto meglio. Per questo ho detto di non andare alla presa. Tireranno qua. Non lo so, le ragazze hanno sentito un... Era uno strano ruggito qui vicino alla zona di abbigliamento. Ruggito? Ok. Sembrava, ma non... Ma non era più anche prima c'è stato il ruggito? Ma no, era molto più forte e profondo. Proviamo a ritornare lì. Non credo ci sia ancora, però... Sei armata? Sei armata? Ovvio. Hai una cura? Grazie. Vai alla madre. No, ho finito in pratica. Ok, fatto. Era per sbrigarmi. Non si sa qui
troppe voci di persone che girano. Non volevo rimanere ferito. No, a proposito, vado a prendere le bande, dai. Bene. Appunto, è più facile. Ma abbiamo già quei due. Sente un po' la voce, ragazzi. Da tenere d'occhio, brutto. Diciamo. Portarceli appresso, ovviamente. Perché non si Cali toglie? Preso... No, è che non si toglie il... Cali vuole andare solo il coso. Sì. Non a si Cali, toglie a solo a Cali. Volevo togliere il mantello. A Cali, dritta al punto. Dritto ecco. Al punto, hai preso il volo. Sono arrabbiato perché urla, ho alzato i decibel. Probabile. Di 2,1. Probabile. No, questo no. Ma io doppia bellezza. Tra l'altro c'è ancora in prigione Garrett, però vabbè. Ah, ancora? Va bene, sta bene lì, dai. Ma Urax che fine ha fatto? Non dovrebbe stare... È morto. Ieri gli è stato strappato un dito e sta ancora dormendo da ieri. Per fortuna. Ah, okay. Che rimanga a dormire. Non me dormirà per sempre. Siete convinti che sta dormendo? E non che stia in giro? No, non l'abbiamo visto proprio, sono stata tutto il tempo. Esatto, pure lei. Ma chi ha dato l'idea di Iso di mettere un portale dove ci sono le tartarughe? Perdonate. È la sua idea. Che idea? Ma scusa, ma sbaglio, i portali vanno ma non tornano? No, torna no. È... Questo qua di Isu torna, per fortuna. Che è una piattaforma. Il portale è quell'altro. Sì. Lo so. Intendevo le piattaforme. Ci vuole... Ok, la piattaforma, poi torna. Tornare. Siamo tornati ieri con le piattaforme. No, sono tornato anche io adesso. Invece il portale ha bisogno di un'ora per ricaricarsi di energia. Un'ora? Di un'ora. Sì. Ma che senso? L'abbiamo testato nel senso ieri. Che ieri siamo dovuti tornare a cavallo perché il portale per un'ora non faceva tornare. Davvero? È un po' troppo, però. Una cazzata. Beh, energia, fatti, non è. No, ma più no, che altro. Grandissima, è una stronzata, Loki. Ma... No, avete rotto il cazzo, una di però. Grandi. Ma allora, avete parlato singolare no. Perché è lui che è scemo. Guarda che non è l'unico che lo dice. Sì, ma l'ho detto una volta e ho subito... Ho capito, se io me lo sento 10 volte. Allora, ragazzi, dobbiamo fare pace, spogliamoci. Ma no. Io approverei se avessimo gli attributi. Secondo me lo farebbero tutti tranne diversi di fare pace, però non avete gli attenzionare. Che è successo? Ma lei vuole fare cose strane, vuole fare. Ma che vuole fare cose strane? Testato questo. Ah, Cali. Ah, beh, sì, è abbastanza palese. Non è vero. No. Non è vero neanche questo. Peccato. Povero fratello. Oh, Idris. No. Un altro che sta male, no? Voglio farle con Crystal. Con mia sorella! Gusti ottimi, direi. Dai. No, però sto cercando sto evitando di prendere il coltello dalle mie tasche e tagliarmi le vene. Tieni, fuma anche tu, dai. Anche tu, così? No. Ti piacciono le mie unghie astrali? Possiamo fare qualcosa? Astrali. Anche le mie calze astrali. Ok, siamo arrivati alle unghie e alle calze. Perfetto, vado in alleanza a farmi uccidere. No, aspetta, torna qui. Non hai sentito delle treccine. Allora, ascolta. C'è la cosa lì? Se la prendi, sbuchi in faccia a quelli dell'alleanza. Che senso? Davvero? Ma deve avere le monete. Ragazzi, io do io le monete, ci sono sbucato io, l'ho preso per sapere dove andava e ci stavano quelli dell'alleanza sopra. Wow. Com'è che sei ancora qua? Sarebbe una cosa diretta per perché non sono scemo come te. Non mi faccio beccare.
Perché io mi sono fatto beccare. Ma vabbè, io se vado in alleanza allora, credo che mi confonderebbero per uno di loro. Non so, magari a Cali si fa beccare. Cali, ti fai beccare? Di che ma parlando? Quanto hanno detto controllano i braccelli del mio nuovo sì, sì, 20 volte al giorno pure. Appunto, se necessario. Eviterei. Non so. No. Ma non volete, cambia nulla. Non sì, capito, vabbè, dai, grande. Infiltrarvi? Ma come fai a infiltrarti? Infiltrarvi? A meno che non hanno un'altra porta. Appunto, come fai a infiltrarti? Così. Che cazzo ne so. Dovresti fare un completo molto bianco, colorato e bianco. No. Sì. Ecco, tipo quello che ho io. Sembra che devo andare assolutamente a giocare. No, perché quando vado là sono già due davanti alle porte. Io così l'avevo fatto un completo tanto per... Vabbè, mettitelo blu con le stelle. Mettitelo blu con le stelline. Sì, ma tempo fa mi pare che c'era un gruppo che era uscito fuori. Eravamo tutti vestiti in bianco. Quindi... Sì, sì, sì. Beh, sarà che si sposavano. Comunque, facciamo qualcosa di concreto? Ma non deve arrivare oggi? Il fatto che se arriva Niel e non trova nessuno qui è un problema. No, è un po' un problema, noi siamo sì, qui ad aspettare Niel. Sì, ma a che ora arriva Niel? Ho capito, adesso non è... Cioè... Anche se arriva alle 3 di notte, tu devi essere qui pronto. Arriva, non hai capito? No, ho capito. No, perché io c'ho altro da fare domani. Vabbè, anch'io, che vuol dire? Infatti io fra mezz'ora vado a dormire, però va bene, io sarò qui. Io sarò qui pronto. No, non è vero, però va bene. Che dici? No, è la stanchezza, ragazzi, scusate. Ma mancano persone a questo gruppo? Sì, sono okay in giro per il castello. Ah, bene, infatti. Noi siamo qua, non ci separiamo. No. Parliamo del più e del meno. No, io voglio fare qualcosa, ma noi dai, sono... ciao. Teorie per cui Caladri, secondo voi, è qua? John, ancora questa teoria. L'hanno catturato... Non è che alcuni pensano che non sia così. Sì, si è fatto catturare apposta. Esatto. Si è fatto catturare. E che m'ha curato? Sam. Vai, Sam. Per quale dovrebbe essersi fatto catturare? Ma chi ne so, non mi interessa. Come non ti interessa? Non mi interessa. Fa parte. Ma resta dove si resta. Resti. Raga, è inutile fare teorie, cioè può essere... Resti. Non fare la pignola, non me ne frega un cazzo perché anche tu sbagli e non ti correggo, grazie. Perché io non sbaglio, ovvio che non mi No. Stasera avete l'acidità o... Quando mai io ho sbagliato? Per parlare di ti sei dichiarata la morte. Sto tremando. Non stai per tremare. Senti come tremo. Arrivo. Non ti voglio sentire. Quelle erano le tue ossa? Sì. È la Madonna. Vieni Miris, vieni tu. Miris. Non lo so, non gliel'ho dato io. Ma andiamo insieme a tutti gli altri? Ma dove stanno? Ma sono fatti i cazzi loro. Ma perché? Ma vedete, ma si separano. Se volete andiamo. Uguale. Dove stanno? Lo so, si continuano a separare. Nulla di... No, niente. Mancato. Dove stanno? Mi sa che stanno sopra, forse no, non vedo. Ma questa spadina da dove l'hai presa? Ah, qualche luna che ce l'ho. Ah, pensavo che fosse quella nuova. Ce l'ho quella nuova, aspetta. Fammi vedere. Tira fuori. Ma perché torna dentro il coso? Cosa? Il draghetto. Perché ti allontani troppo. Dove sono gli altri? Ah, ma che cazzo? Perché è in focolare? Così lunga e così curva. Bene, ok. Ma è solo per voi questa? Ma che ne so, boh. E come che ne sai? Non lo so, la uccidi lupi questa. Ma in realtà sarebbe per il za. Cali. Sarebbe per quelli, che fanno lo za. Ah, i paladini. Do, esatto. Mi vedi? E perché ti sei fatta l'arma dei paladini se sei un sacerdote, scusa? Ma sì, si vuole divertire, poverino. Ma sì. Vuole fare anche lui Zawarda. Zawarda, lo no, Zawarda. Sì, sì, posso farlo provo solo io. Vai da Zawarda. Vai. Sicura? No, provare? No, ti prego. Oh, io vi do fuoco, faccio più male, ve l'ho visto. Prima che lo fa lo brucio, No, grazie. E un battito. Ma se ci continuiamo a separare me ne vado pure io a sto punto. Qualcuno a prescindere di me qua, perché se arriva Niel magari avvertiamo dentro la radio. Voi.
Se volessi andare anche il focolare, ci cerca in casa. Daniel non se lo ricorda mai il focolare. Ogni volta chiede qual è il focolare. Ogni volta che si sveglia. Boh, andrei un po' in giro, che ne so, boh. Ma il problema è che se gira quel gruppetto o quei gruppetti, se no fa casino, cioè, eviterei di andare. Già, se sì, volete. Bisogna levarli, ragazzi. Se volete, ci si organizza e si va a rompergli le scarpe. Ma non c'è nessuno che ci ha voglia. Lo so. No, ma siamo qua da. Beh, credo. Ma alla fine, ieri lo scontro c'è stato. Che scontro? Quello là per i fulmini. Rituali, torneo sì. Fine, no, è stato sospeso. Sospeso perché con la cattura di cadaveri. Quindi verrà rifatto. Però. Si riprenderà. Quello continuo. Di sì, penso di appunto, sì. Si riprenderà. Dove siete andati? Tutti dentro, dentro il castello. Dove? Più o meno dove sono le casse. Okay. Dito, che lo dice qualcun altro, ragazzi, magari non ha capito. Madonna, ma che c'hai stasera? Cagatura dei coglioni attiva. Madonna. L'ha detto. Sì. Io l'avevo detto più delicata, però lui ha ragione. Certe volte si deve essere diretti. Dove state, scusa? A fianco la fontana. Ma che ci vuole a dire davanti ai magazzini? Ah, ok, magazzini. Conto è fontana, conto sono davanti cazzo. Ai magazzini, cazzo, davanti ai magazzini. Dai, attaccati. Magazzini e la fontana. No. Comunque fare Cioè da quando è arrivato Galadriel persino gli originari stanno sempre al castello ma gli originari hanno qualcosa che nasconde tipo tutto ma semplicemente sono vigliacchi paura non mi convincono gli originari. Cali è quello più intelligente, si allena, lo farò anch'io. Vabbè ragazzi. Ma a me non convince nessuno al di fuori di voi. Non mi conosci. Beh, già l'hai fatto che originale. Vado a fare perché la cannella. Perché ti convinciamo noi è buono, dai. Calma Cali, voi mi convincete fino a un certo punto, però sicuramente siete esatto. un passo su avanti agli altri. Anzi, forse più di più. Beh sì, vabbè, parole mie. Perché il mio... No, le tue non hanno funzionato, scuole. Fartele prestare da qualcuno. No, sì, oggi non funzionano le mie parole. Ma perché i draghetti non entrano? Non riescono. Devi aspettare, aspetta. Sì, esatto. Grazie. Avete ragione, è spontaneo. Devi aspettare circa 5 rintocchi. Sì, vabbè. Comunque niente al mio coltello. Succede, tranquillo. Non lo rivedrai. Oddio! Ma... Cos'è spontaneo, Akali? Niente. Ok. Bevuto, Akali? Sì. Oh! Akali, hai dei mancamenti di vertigini? Sì, che cos'hai? Fuma troppo. Vedi, anche lui. Fosse il fumo che gli causa quei problemi, ti direi. Debolezza le gambe, ragazzi. Questa prenda fuoco. È serata. È un presagio. Mi siedo, però... non posso inciampare. Questo lo dici tu. Esatto. Ma non è che è un presagio. Dico... Qualcosa? Di qual... Improbabilmente. Cioè, magari per qualcosa che... Ve l'ho detto, basta sedervi, non inciampare. Aio! Preparati. E invece grande. Inciampo lo stesso. Non riesci neanche a sederti. Aia, scivolo del gomito. Ma io non ho capito, quindi. L'osservatorio. Non è casa nostra. Aia. Devo aprire le porte. Quindi è casa nostra o non è casa nostra? Forse lo sarà. Ma, no. se avete detto no perché è troppo distante. Forse lo sarà, non lo sappiamo. Non so. Io ho la sensazione che casa nostra sarà quell'albero gigante in mezzo al ghiaccio. No, non dirmi questa cosa. No, spero proprio di no, non avrebbe molto senso. Quell'albero gigante scomparirà. Non dirmi questa cosa orribile proprio. Purtroppo. No, quell'albero gigante ci saluterà. Non urlate, ho avuto un sogno, Skoll, che
qua vicino appariva una foresta con dei grandi alberi e delle case sopra. Sì. E quella sarà casa nostra. Apparirà sì. anche un castello nuovo. Sei convinta? Però speriamo. Ho contemplato gli astri. Che astri hai contemplato? Gli astri neri. No, inizia vabbè. Per B, finisce no, con K. No, perché... Ok, ma devi considerare. Comunque, Skull, mi sto arrabbiando. Inizia per S, finisce con A. Sto arrabbiando con te. Non urlare, Akali. Gli astri bianchi vogliono che noi andiamo dove c'è l'albero. Mi sto arrabbiando con te. Gli astri bianchi devono pensare a loro. Guardiani. Cioè, esatto. io dico, mi viene spontaneo e non va bene. Ai lupi devono pensare gli astri bianchi. Esatto. Chi sono i lupi? Che sono i lupi? I mannari. Non lo I mannari? Sai. Mannari? Zane. Non lo so. Esistono i mannari? Sì. Zane è un mannaro. No, cioè, datemi questa informazione. Pensavi che ci prendevi in giro? Certo. Beh, ti dico che lo sappiamo soltanto noi, neanche all'alleanza lo sanno. Ah, davvero? Quindi nemmeno all'alleanza sanno che questo tranne quelli che stanno con Zane. No, non lo sanno. Beh, che era un mannaro? Boia e quell'altro sì. Sì, Boia e l'altro, tutti gli altri che seguono stanno con la cricca di Zane non lo sanno. Ci ha spiegato che praticamente sono come i vampiri, sono dei originari maledetti. Solo che loro sono delle bestie feroci e selvagge. E Caladriel ieri mi ha spiegato che quella maledizione è stata cercata per sconfiggere chi come generale era un vampiro. Mi sentite in caso? Sì, ci sentiamo. Sono come se fossero stati creati apposta. Creati apposta. Mi sento puzza di guerra. Mi stanno simpatici questi mannari. Non lo so perché. Ti dirò, una roba anche a me. Che ha detto ieri Galadriel, occhio alla sorella perché è molto più forte di lui. Ma di come vai? Ha detto. La legionaria che era adesso che stanno che era qua è scappata per tornare da l'alleanza. Che ne sai che non stanno lì? Non lo so. Ecco, appunto. Detto che rispetto a lui che invece può cambiare Volver, forma non solo in base al signore ragazzi, lei però ha pieno controllo niente, amore lo so c'hai ragione c'hai ragione però non ti muovere fino di me bene però siamo tutti io sto su una panchina a fumare sigarette quindi stai ad almeno 7 mi hai dato un'idea corriamo tutti insieme alleniamoci. Dai. Va bene, ci sta, dove? Dai, mettiamoci tutti insieme e ci alleniamo a correre, dai. Intorno al castello. Sì, dai, andiamo. Sì, è ciò che sto facendo anch'io. Io seguo Chaos, sinceramente. Dovete correre per dritto, se correte intorno... Andiamo. Io sarò la più lenta, non importa. È meglio farlo veramente intorno. Io mi sono già stancato. Arriviamo dalla madre e facciamo il giro intorno alla base. Ok. Va, io lo faccio sempre però. Va. Giro largo. No. Ok. Ti voglio bene. Cosa hai detto della madre? La ami tu. Devi amare tua madre sempre. Comunque. Sto spazzando via tutta la neve col mantello. Oh sì. Come ci siamo ridotti, ragazzi. E almeno. Ma noi in realtà siamo più intelligenti perché poi saremo più resistenti. È abbastanza. Siamo tanto davanti al ragazzi, diventare forti. Non a caso vinciamo sempre tutte le guerre. Ancora più largo oppure... Porto il domestico, torno 5 minuti. Giro da qua. Ok. Così ha appena minacciata la guarda. La battle. Sì, la pioggia di Vederino. Abbandonato la corsa, avete abbandonato la corsa. No. Stiamo facendo un giro largo. Ancora più largo. Aspettare la povera paladina.
Eccoci, uniti nel... Ah, no. Mi raccomando, se non andate proprio addosso alla madre. No, spingete. Prendiamo lui, prendiamo lui. Intorno all'arco. Aiuto, siamo, non ce la facciamo. Ok. Qua, qua, dovete passare da qua. Sì. Dov'è? Qua. Da queste scale di pietra. Qua. No! No, dannazione. Non mi fermo, non mi fermo. Vedo tutto rosso. Non mi fermo. Sì, ho letto una pagina. Aspetta che faccio così. Oh, grande. Ho letto una pagina. Che serve? Un potere assurdo. Sono velocissimo. Di Nino farà sbloccato il potere di... Pure un altro. Correte con noi. Ora. Ora vado. Ma sono la più veloce o sono l'unica che non si ferma? Scusate. È l'unica che non si ferma. Ah, ok, GG. No, è assassina. Qui sono paladina, cioè sono lenta come... No, no, ma quella è normale. Perché stai con le braccia alzate? Come... sono tipo... Non è che sei più veloce di me. Vorrei dire qualcosa, ma non posso. Scusa, Lula. Normale. Con la bandierina. Ah, ti prendo la bandiera. Sembra quasi che alzi le braccia, ecco, per spaventare un orso. Ok, meglio, meglio. Ma la bandiera dove l'hai presa? Dove l'hai presa? La porto sempre con me. Dobbiamoci okay. Tutte. Fermi, fermi. Quella bandiera dove salta fuori? Non ti fare domande. Ma dove ce l'avevate quella bandiera? Nascosta sotto al Vassallo Legione. Fatemi un po' di non uscire. Vassallo Legione. So parlare. Ah, sta succedendo qualcosa. Agli ordini. E tanto siamo qua, ragazzi. Che succede? Quando andiamo c'è al Alex? Cancello. Almeno per boh, una mezz'oretta non fate legno, pescare, robe del genere. State al castello. A banchina. Mezz'oretta è tanto, eh. Ma perché? Perché? Non lo so, perché... Gente, là c'è ancora gente, ma non so se sono... No, penso che intendano di non andare sotto e girare. Ah, beh, stiamo girando qua, infatti. Appunto. Cioè, ci stiamo allenando, in realtà. Stiamo allenando, scusate, eh? Andiamo. Alleniamoci, pronti, dai. Alleniamoci. Ma facciamo fuori, perché dentro? Gruppo fitness. Tutto il vassallo okay. Della regione. Aspetta, mi si piaceva no, che... No, non corro bene, se no... Vassallo Legione. Per la madre. Facciamo un giro. Un bel giro, venite. Vai, vai. Seguitemi. Partiamo da qui. Poi è di dovere salutare. Ma così sono più lenta, oh no. Sempre. Ah, io riesco a non prenderlo. Non pregare. Oddio, forse. È un potere nero far tuo assurdo. Oh. Io infatti l'ho tolto. Riesco sempre a mancarla. Vorrei rimettere la... Tanto con noi non tu. Come sta andando, amore? Vuoi sapere cosa stiamo facendo noi invece? No, scusa. Ogni volta ma perdiamo dei pezzi. Aspetta. Guarda, Nino lo fa come taglia. Sì. Imbrogliona. La bandiera sta... Ah.
Sì, 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 sì. Vabbè, vanno, io lo farsi, cioè, non... stata rallentata. Oh no! Cugina. Ah, ok. Sì, ma non so. Vabbè. Pure questo. Grande. No, io non faccio l'infame, stavo... no! Va bene, l'avete voluto voi! L'avete voluto voi, porca miseria! Oh, mamma. Per la madre, per la madre! Non avete visto nulla, andiamo avanti. Dai, che arriverò prima o poi a 60 sì, pagine, sì. Porca miseria. Aspetta, fammi vedere quanto 50. So. È già un traguardo. Io invece devo... Io sono a 53, ancora a 53. La gente si chiede che cosa fanno. Allenamento, giro lunghissimo. Campati. Oh no! Questo è il figo antico, tacci tua. Sì, 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 sì. Abbiamo perso veramente l'idea. Succede, succede. Vabbè dai, grande, veramente Sam, veramente volevi far scivolare la madre? Queste cose non si fanno, meriti una punizione. Comunque è troppo veloce. Preoccupata per... No! No! Ma niente. Cado. Mancato. Dove siete tutti? Castello. Fare come Pirlo. Vito. All'interno del castello che stiamo correndo. Ok, così. Da. Novità? No, tanto dobbiamo aspettare qui. No, sì. Mi mancano ancora 4.000 frasi. Cioè, in realtà sono 40.000 frasi, però va bene. E che capitolo sei? 53. Vabbè. Vabbè, dai. Cosa? Stiamo correndo. Cioè, pensare che... Mm-hmm. No! Mamma! Culo. Ma... Ho detto... No, no, non voglio... non devi prendere le rocce. Aia! Cosa? Ripeti? Capibara. Non si capisce niente. Kira, dove sei? Sto qui alla montagna per vedere. Vieni, se... Vieni. Scusa Luna, che cosa hai detto Luna? Capibara, bara, in senso. Kira ti cerca lì, Yash. Yash? Arrivo. Dov'è? Qua davanti all'entrata. O noi siamo forse gli unici quattro che continuano. Sì, sì, sì.
Ho fatto del morto. Andiamo bastardo. Vuole la... No, è Morgan, si è perso. Oh, Sauron. No, oh. Ho svegliato con... Zeus mi ha rotto il cazzo, te lo dico, eh. Vabbè. Merda, che destro gli ha dato? È rimasto sconvolto. No, il drago non è un problema. Mi ha rotto il cazzo, te lo dico. Sauron, te lo dico. Stai continuando? Io sì, stavo continuando. Vabbè, allora mi aggiungo. Ti ricordi dove stava? Siccome ho cancellato il mantello, ti ricordi su che scaffale era? Che era su giacche? No. Su giacche. Scherzo. Era in quattro. La spinta... è stato...
Caos, vieni subito fuori al ponte. Mikey, pure tu. Arrivo. Vado un secondo al bagno. Ragazzi, dove siete tutti? Cosa? Alcuni guardaroba, alcuni in giro per il castello. Sì. Viene Neil.
Vabbè, andiamo. Volevate parlarmi? Sì, andiamo, andiamo. Riunione d'emergenza. Ma segreta, poco segreta. C'era qualcosa di particolare. Bene, bene. Ora che è stata sistemata dal sapiente lavoro di Royce. È particolare questa. Un frammento che aveva visto di legionare la breccia. Non lo sento. Legionari? Scusa, l'alleanza. L'alleanza qui dentro ha preso il portale della casa di Victor. Probabile si siano presi qualcuno. E comunque si sono presi due Darak. Credo che si sia preso anche Vidar. Visto che ma dove non sono tutti più. Gli altri? Sì, lo credo anche io. Perché... Ma vogliamo parlare con i Darak? Scusate. Ma che cazzo mi interessa? A me, sinceramente. L'ho preso loro? Chi vabbè, se ne vado io a parlare. Se hanno preso uno di noi, la ragazzi, cosa... hanno preso un portale per andarsene. Li ho visti io. Quale adesso non so quello quanti possono. Quello in alto a destra.
Cioè, sono arrivati così vicino al castello e non abbiamo fatto niente. No, no, ma erano prima. Cioè, loro erano... Sì, ma loro fanno esattamente infatti... i comodi loro, entrano quando vogliono qui. No, ma sai qual è il problema? Iso prima viene a dire no, non mi interessa che prima stanno in confine, entrano dentro il coso, adesso vuole combattere, ma vaffanculo, dai, per favore. Scusate. Io li avevo avvisati. Non abbiamo la certezza che hanno squadra, preso. Non abbiamo la certezza che hanno preso anche dei Darak, giusto? Abbiamo solo... Non abbiamo certezza di nulla. Vabbè, io non ho la certezza di Hal, ma però sicuramente non si fa sentire da un po'. No, nel senso, di Hal abbiamo il dubbio, ma di loro? Anche di quello c'è il dubbio, ma non rispondono. Vabbè, andiamo ad avvisarli al massimo. Andiamo solo a dire ma Dara. Lo sanno. Già lo sanno. Sì, abbiamo capito. Che cosa? Che lo sanno. Non ha senso questa cosa. Sanno. Che cazzo ne so, siete voi che state dicendo già lo sanno. Ma prima che... non me ne frega un cazzo a nessuno. Alex, stai confondendo. Quando si tocca l'impero gliene frega. Scusatemi, ma quello originario qua vicino, così vicino a noi? Che ne so, magari lo sgozziamo se non se ne va, che dici? Non esagerare, tu sei proprio eccessivo. Senza orecchie? Ma forse alle orecchie piccole. Cosa vuole non, sentire con quell'orecchio? Non sente. Hai bisogno di qualcosa? Salve. No? Perché? Bene. Boh, così magari. Non è buona educazione a origliare. Origliare voi avete bisogno di qualcosa? Oddio! Merda. Da dove ha parlato? Ma chi è? Chi è stato? Non lo so. Chi è che ha bisogno di qualcosa? Eri tu? Va bene. Comunque, umano. Eri tu, umano? Puoi girare al fare quella voce. Ti sembra uno che può emettere un suono del genere? No, ormai non mi stupisco più di niente. Ti spiace se controlliamo il tuo bracciale? Ma lui è... Lui è della sempre legione. Stato qua, c'è sempre lui è della stato. Legione. Da cui sono capisci, ha una maschera che faccio. Come si comportano le persone qui dentro. Posso controllare? Me lo sento. Magari semplicemente doveva digerire, giusto? Precauzione mai, ma all'ultimo originario? Io non voglio sapere niente. Originario? Tu conosci me, originario? Sì, sì, io e te ci conosciamo. Ah, ma tu sei quello che sfotteva il nostro schiavo? Ok, sì, sì, un legionario, sì. Tranquilli. L'ho detto. Tranquilli, un regionario. Voi non mi credete. Ma allora. Io non è che non credo a te, schiavo? Non credo agli altri. Non sono no, fatti fidati, voi, fidati, un legionario, fidati. Mi fido. Ma se tu lo... Mi sa che se la fa con tutti gli umani che stanno là sopra il ponte. Che ponte? Prima di noi. Quello dietro le sponte spalle. Ci sono originari? Certo. Dove? Adesso no. Ma come te l'abbiamo appena detto, lì sul ponte. Ma non li ho visti, sul passato. Ma non adesso. Ma di solito dove ma la fate dove spesso sono? La no. Cittadella ma che altri? Gli altri, gli altri. Ah, io non ci sono la mai stato in cittadella. Sono in locanda. Altri sparita, via. Ma chi è? Ma chi è? Rosa. Scusate, ma non okay. Ma sarà qualcuno che sta c'è una presenza da qualche parte. Strana. C'è una presenza. Forse qua sopra. Sopra questo. Cioè, vedete che c'è una finestra. Stanno dormendo, forse. Non hai sentito parlare tu? Può essere, sì. Magari è meglio allontanarsi da là, sì, può o forse dovresti andarvene. Ma chi se ne deve andare? No. Chi se ne deve andare beh, non me ne vado, nessuno mi dà degli ordini, quindi ti conviene... Tantomeno una cosa che non esiste. Ma? Oh. Il primo è andato, il prossimo? No. Cosa è successo? Sei? Cosa ragazzi... ho visto? Cosa non ho visto? Che è successo? Chi sei? Di farlo arrabbiare. Me ne andrei. La presenza dei cieli. Ma è tornato. Ma credono di farmi spaventare? Ma chi è questa creatura? Questa cosa non esiste, ragazzi. Non esiste si niente. Sta solo cercando di intimidirci. Ma noi siamo... Ma il problema... È come se esisto, sono dentro la tua testa. No, non esisti. Sei dentro la mia testa. Sei la dentro... testa. Non esisti, non esisti. Non parlare se non esisti. No. Beh, è peggio per te se sei nella mia testa. La mia testa è ben io incasinata. Vorrei... Può essere che ne uscirai pazzo pure tu. Vorrei vederlo, in effetti. Oh.
Se non è di buon umore, che è successo? C'è una voce. Credi che a un elfo della mia levatura mi faccia spaventare una voce così grossa che mi porta chissà dove? E soprattutto nessuno che non mi si dà fa... ordini, al massimo non... sono io a dartele gli ordini, voce, esci dalla mia testa dovunque tu sia. E soprattutto che non si fa neanche vedere. Hai capito? Ma guarda magari... che non penso che sia nella tua testa, la sentiamo tutti. Sì, infatti, lo sentiamo tutti. Ma della tua testa non mi interessa, no, Stellina. Non ho sentito fatti niente. Mi interessa vedere. Solo della mia testa, della tua poco mi interessa. Perlomeno è più interessante della ruggita di prima. Io mi piacerebbe che si facesse vedere, però. Non si farà mai vedere. Per fortuna che arrivava tra poco, Neil. Marca puttana. Fate parlarci. Infatti hai ragione, Fumorato. Non ha il coraggio. Ma io non sfiderei. Non sto sfidando. Cosa non devi sfidare? Cosa non deve, cioè, scusami, ma ti rendi conto? Nulla, esatto. Io non posso comprendere. Vi rendete conto che voi, noi siamo, stiamo seguendo Niel, un astrale, l'elfa più importante e forte che possa esistere. Mica sto piegando la testa, mica sto piegando la testa. Brava, comportati da elfa decente, non come la maggior parte delle persone che stanno qui. Guarda, non mi c'è Niel. Okay. Come non c'è questa voce? Certo. Ma avete paura? No, ovvio che no. Paura e curiosità, sì, però. Vai a vederlo. Mi fa solo arrabbiare che quelli dell'alleanza sono arrivati così vicino a questo castello e non abbiamo fatto un cazzo. Ma non l'ho visti, se mi sarei stata con le mani in mano se l'avessi visti. Per sapere perché non abbiamo fatto niente? No, ma io so perché non... Perché non veniamo informati. Io so perché non avete fatto niente, perché... In guerra, secondo molte menti ottuse, combattono solo i guerrieri, ma in guerra servono anche i contadini. Oh, grazie, mamma mia. Oggi hai guadagnato tipo 100 della mia... Non avevo bisogno della tua approvazione, cari. Sono comunque l'hai guadagnata lo stesso. Aspetta, qualcuno ieri ha parlato e ha detto un giorno combatteremo tutti. Perché il discorso che loro stanno facendo è... Concordo con te, è stupido. La guerra sarà fatta e sarà fatta da tutti. No. In tutto ciò, il nostro schiavo non c'è. Chi è il nostro schiavo? A proposito, dov'è lui? Urax, non lo so. Ma sei elfa, ma la conosco, l'ho mai vista. Quale dei tanti? Quale elfa? Questa? Sì. Questa è peggio di me, si ritiene una stella, quindi buona fortuna. Vabbè, io mi devo rilassare, formerò l'erba pipa che mi ha dato Rara. Non credo che tu lo sia. Devi puntare in alto. È stato un piacere. A presto. Vabbè, lei vola basso. Lei è una stella. Non è come me, che sono una costellazione. Addirittura. Cosa significa? Non ancora. Stai zitta e mettiti non a posto. Ancora, tu. Infatti. Ma chi con chi hai detto? Anche tu. Mettiti a cuccia, elfetta. No. Oh. A cuccia non lo dice, nemmeno elfetta. No, sei convinta? L'ho appena fatto. Con me? No, non si di così tanta importanza. Non è che tu sei così tanta importanza. Però stai continuando a parlare con me. E beh, comunque abbiamo fatto andare via la voce, avete visto? Neanche lui ci sopporta, hai visto? Non vuole parlare manco lui con noi. Ho i miei metodi, a casa. L'area che mi piace di più, Marcellina. È vero, Marcellina. Tu hai sempre un sacco. Oh, il pazzo. Un attimo alla madre. Sono appena andato. Non capiva. Akali, mi presti il tuo contorno conto? No. Che palle. Che vuoi, dimmi.
Già, ce l'abbiamo un'idea. In questo momento ho tante cose nella mente. Molte potrebbero portarmi sotto i piedi della madre. Non sono sentimenti. Altre, magari nel cuore. Non possiamo fare qualcosa noi. Loro sono andati per conto loro. Sì, infatti, noi adesso qualcosa facciamo. Quanti siamo noi? 1, 2, 3. Io però mi sa che adesso 7, non riesco 8, a rimanere. 9. Ok, facciamo 9 comunque. Skull 10, 11. Ma sì, per 10, me possiamo 10, muoverci. Ma dai, muoviamoci e andiamo a fare un giro. Per me va bene. Vado ad avvisare gli altri. Che giro sono vuoi fuori. Fare? Andiamo all'osservatorio. Facciamo un giro. E chi se ne frega? Noi facciamo comunque un giro fuori. Sì. Ah, ora lo volete fare? No, tu sei proprio brilla perché d'accordo, ben troppo. Io dico ad Akali che scusa, spesso c'ha sempre il commentino, ma anche tu sei ciclato, quando ti ci metti. Io sono ciclato. Porca puttana, andiamo, dai. Avete preso già tutto? Ragazzi, aspetta, io non ho niente, un attimo. Fate morto, mi sa che io stacco. Mi era sembra che non arriverà entro la roba per tipo band la prenderei comunque di tutto, io ho preso tutto. È successo? Niente in realtà. Emma? Chaos? Sì. Noi usciamo. Per fare? Per fare qualcosa. Ci siamo rotti il cazzo di aspettare un qualcosa che non arriva mai e stiamo qua. Ho capito che poi da me. Uscite, fatemi sequestrare e poi avete le vostre responsabilità. Nessun problema. Ti prenderemo quello. Ti ringrazio, Sammy. Va bene. Ma saremo noi a venirvi a salvare, però. Beh, vi baceremo i piedi come fanno i pronti, allora. Era la risposta che volevi. No, non è. Guarda, non ti dico niente perché non mi va di mandarti a fare in culo. Quindi starò zitto. Bravo. No. No, 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 no. Qui la figura. Porta anche la riva persa.